preoccupato oggi, Elias, perché la sigla non partiva, ma come sai, Elias, la nostra sigla parte. Buon pomeriggio, amici di Biblioboom. Buon pomeriggio a tutti, bentornati a questa nuova puntata. Sì, ogni volta c'è una novità, un qualche cosa, non chiamiamoli imprevisti, dai, è il bello anche del nostro programma. Se fossimo tutti super precisi saremmo Ma anche forse un neanche po' noiosi, dai. non piacerebbe. Non piacerebbe, non Entriamo piacerebbe. subito perché anche oggi una puntata intensa, piena di significato, come di solito diciamo, ma soprattutto con ospiti eccellenti. Lo abbiamo lasciato in questa camera chiusa, anche se è una camera, come dire, virtuale, ed è lì che aspetta il nostro ospite perché diamo precedenza alla nostra girl. Elias, cosa ne pensi? Eh sì, è sempre bello, è sempre un piacere in questo caso per le orecchie, non per gli occhi, perché abbiamo la nostra B di Erika che non fa una Di fine. Erika che oggi ha deciso di non metterci la faccia. Come mai? È venuto male il taglio della domenica dei capelli, Erika? Ciao amici, no, non è venuto male il taglio della domenica, è che oggi la tecnologia è proprio contro di me, quindi io vi vedo, vi sento, siete bellissimi come al solito e oggi voi non vedete me. Oggi noi non vediamo te, Se la Elios. tecnologia si mette contro di te, Erika, è finita. Tu tra i tre sei quella social. Se anche questo ci abbandona, Esatto, più di quello, è no? un Se brutto molla segno. te, siamo rovinati, siamo rovinati. Come stai, Allora, cara? come va, Erika? Va molto bene, sono molto contenta di essere qui perché ho delle fantastiche notizie. Allora, Abbiamo. e siamo tutti curiosi, ti abbiamo Non invitato vedevo per l'ora, anche questo. perché Erika, l'estate si avvicina e la gente va bene, il lockdown oramai di un anno e mezzo, va bene, il coprifuoco oramai si sta cercando di capire se è possibile portarlo alle 11 di sera, ma noi, attività culturali, biblioteche, abbiamo qualche evento culturale da raccontare, anche perché è maggio e a maggio si festeggiano i libri, Erika. Abbiamo tantissimi eventi quest'anno, abbiamo un calendario ricchissimo, maggio, giugno, luglio e settembre, ma Ah, partiamo da maggio. vai, 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 Sì, curioso. fantastico. Allora, oggi è il 18, lo sapete che noi registriamo sempre qualche giorno prima, da oggi iniziano finalmente gli eventi in presenza. Questa sera abbiamo alle 18:30 Cicliste per caso. Di Gottardi e Ronzoni, è una presentazione del loro libro. Si viene, come sempre, in tutti i nostri eventi in questo periodo, solo su prenotazione, scrivendo alla biblioteca. Poi voglio ricordare una cosa bellissima per i più piccoli, per i bambini. Il 20 di maggio, che è una giornata bellissima per me, E certo, il che tuo divento vecchietta. però. Un anno in più che se ne Esatto. va. Taratata. Il nostro amico 25 Francesco e altre colleghe, giusto? Di fammi un cenno, sì. bravissimo. Il team di Faranno. Biblio Laboratori, il Biblio Lab, il team di Biblio Lab. Esatto. Ci sarà Lupus in Fabula. Qui dovete prenotare o via email o chiamando la biblioteca dei ragazzi. Mi raccomando, prenotatevi perché so già che le Come prenotazioni stanno esplodendo e ci sono pochi posti. Il si dice in 25. questi casi, c'è il centralino che sta andando in tilt. Esatto. Il 25 di maggio, sempre in Biblioteca Centrale, ci sarà un'altra la presentazione di due libri della stessa autrice, che è Rossella Gianotti. E i suoi libri sono Le Giulai e Quello che avverrà dopo. Anche qui sempre solo su prenotazione via email a biblioteca.sestocentrale@csbno.net. E l'ultimo evento di questo mese, che anche questa è la presentazione di un libro, che viene fatto tramite gli amici della biblioteca e l'associazione Lucrezia Marinelli. La presentazione del libro di Greta Joyce Fossati e il titolo è
E voi state bene? Ma Alle abbastanza. 18:30 Perché state no? bene? Beh, meno Sì, male, sì. sono contenta. I libri non mancate. Finalmente parliamo di libri, finalmente parliamo di attività in presenza, finalmente parliamo, anche se con prenotazioni, posti pochi, riservati, ma distribuiti, potete tornare a rivedere le stelle anche voi dalla biblioteca centrale nel nostro meraviglioso Cortile. cortile che vede protagonisti la letteratura, i libri, gli scrittori, le bibliotecarie, i bibliotecari, tutti quelli che un tempo facevano veramente faville e adesso ritornano. Ritornano ed Erika ci hai dato veramente una bella notizia, finalmente. Anche perché i posti magari sono pochi, ma gli eventi sono tanti, quindi c'è spazio un po' per tutti. Erika, nel caso qualcuno non sia riuscito a prendere nota di tutte le cose che hai detto, dov'è che può andare a ripescarle, a trovare tutte queste informazioni? Allora, ovviamente potete trovarlo sulla nostra pagina Facebook delle Biblioteche Civiche di Sesto. Io metto sempre gli eventi comunque un paio di settimane prima, quindi trovate sempre tutto, tutta la descrizione, tutto quello che c'è da fare, e poi sul sito del comune Di Sesto trovate sono tutti gli rimasti. eventi. Perfetto. Erika, che dirti? Cosa farai subito dopo, Erika? Tornerai ai libri? Sì, tornerò ai libri. Al mio carissimo banco, vi aspetto in biblioteca, venite, fate le prenotazioni, venite a prenderli, così mi vedete anche. Tranne sabato che Tranne bisogna sabato che prenotare. bisogna sempre prenotare, ricordatevelo, salite su Web Opac, Biblioteca Centrale oppure Sesto Ragazzi, fate la prenotazione e poi venite. Grazie, come al solito puntuale Erika, la nostra social media, la ragazza Elios, aiutami, la ragazza Social. Ragazza immagine, che oggi manco tecnologica la della vediamo. che noi oggi non riusciamo a vedere, ma Niente. Ci sicuramente. lavoreremo. Per la prossima volta vi promettiamo che Erika sarà una tra noi. In tutta la mia bellezza, Ci sappiatelo. metterà la faccia anche lei. Ciao Erika, Ciao, grazie. grazie, buona giornata. Ciao, Grazie. ciao, 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 ciao. Ecco qua, finalmente, veramente lo dico con Eh sì. consapevolezza, finalmente attività culturali, finalmente posso organizzarmi in funzione a delle serate dove si presenta un libro. Eh sì, Finalmente ritrovo l'autore, magari non il tuo preferito, ma secondo me ci si avvinghierà, cioè andremo tutti, correremo per prenotarci. Sì, a quanto pare siamo arrivati veramente ad un nuovo inizio. Poi vediamo un attimino, stiamo attenti a tutte le solite cose che ci siamo detti e che continueremo a dirci. Però qualche cosa adesso è ufficiale, si sta muovendo. Possiamo rivederci in faccia, ecco, Oh, questa cosa qua finalmente, finalmente. Piano piano, piano piano. è la più Impunità di importante, sì. gregge o no, che ce frega, però diciamo riusciamo a riprendere a pensare, a sognare anche attraverso la letteratura. Assolutamente. Torniamo, oggi vi presentiamo un personaggio che di sogni e di far sognare lo fa come lavoro, come mestiere, come passione, come professione. Abbiamo il piacere, Elios, chi abbiamo oggi? Eh sì, come oggi, come tante altre volte, parliamo di realtà magari meno conosciute della biblioteca, ma non per questo meno importanti. Quindi oggi abbiamo veramente il piacere di avere tra noi Pietro Vecchiarelli, che è responsabile del centro di produzione di libri tattili. Correggimi se Sono sbaglio. responsabile del settore dei libri tattili, non del centro di produzione, che è una cosa un po' più ampia, che produce tutto il materiale didattico per i bambini ciechi che va nelle scuole italiane. Ok, buongiorno Pietro e grazie Buongiorno a mille voi, di grazie. aver accettato il Grazie nostro Pietro, invito. grazie per aver accettato l'invito, perché veramente ci tenevamo a raccontare anche questo pezzettino di editoria. A nostro punto di vista, importantissima, importante perché parliamo di un'editoria che è ambivalente, cioè nel senso che è multitasking e multifunzionale. E questa Sì, cosa qua sì.
Ne vogliamo parlare con te perché sei, a nostro parere, uno dei massimi esperti nella produzione e nella realizzazione di questo strumento, che è il libro tattile. È anche interessante far conoscere ai nostri amici che ci ascoltano questa realtà davvero fantastica che magari non tutti conoscono, ma è anche interessante saperne qualcosa di più. Quindi Pietro, ti lasciamo la parola per raccontarci un po' che cosa sono questi libri, come nascono e poi magari dopo ti facciamo qualche domanda, qualche curiosità. Sì, è una realtà particolare, non è una realtà editoriale perché i nostri libri nascono per la didattica speciale per i non vedenti, quindi sono libri che vanno letti non solo con gli occhi ma anche e soprattutto con le dita, quindi sono libri che hanno la possibilità attraverso le immagini realizzate con materiali e soprattutto a rilievo e soprattutto con il testo trascritto anche con il codice Braille, hanno la possibilità di essere utilizzati anche da bambini che non possono vedere le illustrazioni e non possono vedere un testo, ma devono approcciarsi al testo e all'illustrazione attraverso il tatto, attraverso le dita. Quindi questo piccolo settore editoriale, perché è realmente un settore editoriale molto 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 di nicchia, nasce all'interno del Centro di Produzione del Materiale Didattico della Federazione Procechi. La Federazione Nazionale Procechi è l'ente. Quest'anno festeggia i suoi 100 anni, è l'ente che raccorda, diciamo, tutte le istituzioni per ciechi sul territorio nazionale. Quindi tutti gli istituti sparsi sul territorio nazionale e anche le istituzioni più conosciute come l'Unione Italiana dei Ciechi, la Biblioteca per i Ciechi Regina Margherita di Monza. Noi siamo in pratica un capocondomino di un grande condominio dove ci sono tutte le realtà che lavorano per l'educazione e per l'integrazione sociale dei disabili visivi. Dicevo, questo settore nasce perché ci siamo resi conto che tutti i bambini hanno il desiderio e hanno la necessità di approcciarsi allo strumento libro. Nel momento in cui però nessun editore tradizionale realizza dei libri tattili che abbiano appunto le illustrazioni che possano essere percepite dal tatto e il testo in braille, allora abbiamo cominciato noi a provare a dialogare anche con il mondo dell'editoria tradizionale, quindi non realizzando libri solo per i nostri bambini, ma cercando anche di portarli all'interno delle biblioteche, all'interno delle librerie, all'interno delle realtà che magari sono più attente anche all'inclusione e alle diverse abilità di lettura. Siamo riusciti negli ultimi 15 anni a smuovere qualcosa. Abbiamo prodotto circa 15.000, un po' meno, 14-15.000 libri e questo che può sembrare per una realtà editoriale un numero abbastanza limitato è per noi invece un enorme traguardo perché i libri tattili devono essere per forza fatti e realizzati esclusivamente a mano. Quindi c'è una lunghissima manodopera, c'è un lunghissimo tempo di realizzazione. E soprattutto ci sono degli alti costi di produzione, perché naturalmente per fare un libro ci vogliono 3-4 ore di manodopera e questo impedisce al libro di entrare nel circuito tradizionale della vendita e della distribuzione come tutte le realtà editoriali, ma abbiamo una distribuzione un po' particolare, diretta, senza passare attraverso appunto i distributori per non far ricadere poi il costo finale esclusivamente sull'utente finale. In questi anni abbiamo cercato, come dicevo, di dialogare molto con le biblioteche. Vi do una bella notizia perché stiamo proprio questa settimana ho messo in produzione il settimo libro della collana Spasso con le dita e la collana Spasso con le dita è una collana che regala a 1.000 biblioteche d'Italia, che ha regalato a 1.000 biblioteche d'Italia e abbiamo avuto gli indirizzi attraverso il progetto Nati per Leggere, attraverso il comitato scientifico del progetto Nati per Leggere. Abbiamo donato già 6.000 libri a 1.000 biblioteche d'Italia e stiamo mettendo in produzione il settimo libro per poter cominciare tra settembre e ottobre a donare un nuovo libro. Questa volta è un libro per le primissime letture, i primi approcci alla lettura, quindi un libro per bambini molto molto piccoli, diciamo dai 3 ai 5 anni. Devo dire che noi facciamo parte di queste 1.000 biblioteche, siamo privilegiati, nel senso abbiamo il privilegio di ricevere materiale di questa qualità e
e soprattutto materiale che è veramente utilizzatissimo e gettonato all'interno della nostra biblioteca per i nostri utenti. Facciamo sempre, come dire, fatica a reperire materiali di questo genere, Pietro, perché l'editoria, come dicevi prima, no, o per una questione di costi, perciò di quattrini, o per una questione di difficoltà. Cioè, sono pochi libri tattili, al di là di quelli con i buchi che magari ci sono più semplici da realizzare. Però i libri che realizzano loro sono i libri quelli che sono accompagnati con dei fili di lana, con dei materiali che danno al tatto veramente una lettura particolare. E la difficoltà è proprio questa, vero che? Sì, non è solo una difficoltà realizzativa, anche perché ormai basti pensare ai libri pop-up da un punto di vista di cartotecnica, di capacità realizzative, ci sono delle cose incredibili e meravigliose. La difficoltà probabilmente nasce dal fatto che questi libri devono essere poter letti con le mani, quindi c'è dietro un discorso tiflologico, cioè di didattica. Per bambini ciechi, per poter rendere realmente accessibili questi libri a chi non vede. Quindi non ci si può improvvisare a fare un libro tattile e bisogna seguire delle piccole regole perché l'immagine tattile per essere apprezzata, percepita, eccetera, deve avere appunto seguire delle piccole regole nella realizzazione e quindi forse da questo punto di vista siamo avvantaggiati anche per il fatto che abbiamo un centro di produzione e quindi tutto l'aspetto, diciamo, tecnico realizzativo, non è improvvisato, diciamo così. Volevo farti una domanda, Pietro, rispetto a quello che stavi dicendo. Uno, cioè proprio nel concreto, come funziona la realizzazione di un libro, di uno dei vostri libri tattili? E poi dopo, se 2 minuti, se ci potevi raccontare un po' tutto il fantastico lavoro che avete fatto, che state facendo con il concorso Tocca a te, perché anche è da quel concorso che escono poi alcuni dei vostri libri. Ecco, un po' che cos'è quel concorso, come funziona e chi può partecipare. Allora, fare e realizzare un libro tattile è una follia, è realmente una follia, perché Immaginavo. ogni libro è diverso dall'altro e quindi non c'è una regola unica per tutti i libri. E quindi ci sono i libri in stoffa, ci sono i libri in cartotecnica, ogni libro è diverso dall'altro. E quindi per ogni libro bisogna progettarlo, ricreare il menabò di stampa e da quello partire. Un libro può avere anche 50-60 materiali diversi, quindi c'è tutta la scelta dei materiali, andarli proprio a comprare, adesivizzarli, tagliarli, è realmente una follia. Però questo è anche il divertente di questo lavoro. E poi soprattutto non esiste un libro tattile che vada bene per tutti. Cioè, la lettura tattile è un'educazione che si comincia con i primi anni dell'età del bambino e progredisce. Quindi si comincia con i libri in cui ci sono proprio gli oggetti reali attaccati alle pagine e poi man mano si evolvono verso immagini sempre più simbolizzate, sempre più che riportano alla realtà quotidiana, cioè a ciò che il bambino tocca tutti i giorni, però è tutto simbolizzato, quindi useremo dei materiali che ricordano quello che il bambino tocca tutti i giorni. Per quel che riguarda invece il concorso Tocca a te, questa è stata una nostra esigenza, anche per cercare di dialogare sia con gli illustratori, sia con le tantissime scuole che avevano inserito i bambini, gli insegnanti, le famiglie, e cercare di unire e chiamare al rapporto ogni 2 anni. Tutto questo mondo che ci ruota intorno, perché come dicevo prima è un mondo di nicchia, però c'è realmente chi utilizza questo tipo di libri. E quindi abbiamo inventato un concorso nazionale che è biennale, con la scusa, perché esiste un concorso internazionale a cui partecipano 23-24 paesi del mondo,
per selezionare libri che vanno al concorso internazionale, abbiamo deciso di fare un concorso nazionale. Questo concorso è itinerante, ogni 2 anni si sposta. L'ultima edizione l'abbiamo fatta a Milano nel 2019, il 2021 dovrà essere fatta a Bologna, in occasione e in concomitanza anche con la Fiera del Libro di Bologna. Non siamo riusciti a farlo perché purtroppo quest'anno è stato un anno abbastanza sfortunato, soprattutto per chi lavora con il tatto, con mettere, toccare, condividere le stesse cose. È stato un anno realmente complicato e abbiamo deciso di spostarlo a Roma a settembre. Sarà dal 9 al 12 settembre a Roma. Invitiamo tutti perché sarà in un luogo molto, molto, a noi ci fa molto piacere, nel Museo Maxxi di Roma. Si svolgeranno le 3 giornate del concorso. Le prime 2 saranno dedicate alle giurie. C'è una giuria senior fatta di esperti, di bibliotecari, di esperti di filologi, di persone non vedenti, insegnanti. E invece c'è quella che ci piace molto, che abbiamo creato, una giuria junior fatta da bambini che sceglie il proprio libro preferito tra tutti quelli in selezione. Nell'ultima edizione di Milano sono arrivati 250 libri in tutta Italia. È stata proprio una festa del libro. Naturalmente tra questi ci sono libri molto interessanti anche da un punto di vista estetico, realizzati da illustratori, da grafici, eccetera, ma ci sono anche tanti libri molto che si presentano in modo semplice, in modo quasi, diciamo, molto artigianale, che però sono i libri fatti dagli insegnanti con il bambino, fatti dalla famiglia con il bambino e a volte fatti dai bambini stessi. Quindi quelli Era proprio vengono questo quello che realmente la preziosi. domanda che ti facevo era proprio questo, che comunque ci sono, a questo concorso possono partecipare davvero tutti, da quelli Possono proprio. partecipare tutti, a noi fa piacere naturalmente che partecipino tutti perché deve essere una festa, un grande ritrovarsi. Poi naturalmente noi premiamo i libri più belli, però diamo anche delle, noi li chiamiamo le menzioni del cuore, cioè i premi a quei libri che hanno un valore diverso e che non sono solo esteticamente belli, ma che hanno anche un valore affettivo, un Emotivamente valore di accattivante, sì. Sento un Non po' ho capito gracchiare. la domanda, scusa. No, dico emotivamente accattivante, no? Questi libri che magari non hanno un aspetto grafico bellissimo, però hanno dei contenuti, una storia, un percorso bello. Un'altra cosa che ci ha colpito molto, ad esempio, al concorso è che arriva gente da tutta Italia. Cioè, le famiglie si spostano anche a Milano, sono venute persone dalla Sardegna, dalla Calabria, dal Friuli. Questo fa capire che c'è proprio l'esigenza di ritrovarsi in un'occasione. E speriamo che a Roma quest'anno è un anno un po' veramente particolare. Le scuole non hanno potuto lavorare, la nostra promozione è stata fatta a singhiozzi, quindi speriamo adesso di recuperare, anche se l'estate non è un periodo, quindi speriamo che venga lo stesso un bel concorso. Noi ci proviamo, saremo a Roma dal 9 al 12 al Museo Maxxi e invitiamo tutti a venirci a trovare e a prendere contatti con noi, con la Federazione Pro Ciechi, per partecipare a questa festa del libro tattile. Il concorso si chiama Tocca a te, giusto? Tocca a Tocca te, sì, l'abbiamo chiamato così, appunto, abbiamo giocato con il toccare e con a te. Ok. Certo. Metterti in gioco. mettersi in gioco, esattamente. Bellissimo. Pietro, qual è il valore di una professionalità così rispetto al prodotto che poi e mette a disposizione di tutti, anche perché lo dico come bibliotecario e come biblioteca, che riceve questi capolavori, questi strumenti che sono delle opere d'arte gratuitamente. Il mio lavoro è particolare, sì, perché è un lavoro talmente, come dire, selezionato, un lavoro talmente particolare che è difficile rivendere anche esternamente. Cioè, fare il libro tattile è solo quello. Però c'è tante cose anche che ruotano intorno. Una cosa che ci piace molto fare è quello anche della promozione, di portare questi libri nelle biblioteche attraverso delle mostre itineranti, attraverso delle mostre che raccontano
questo modo diverso di illustrare una storia, di raccontare una storia. Quindi abbiamo creato delle iniziative itineranti che viaggiano per l'Italia. Riprenderemo a settembre, saremo 2 settimane alla Biblioteca Bernardini di Lecce, dove porteremo la nostra mostra Le parole della solidarietà, dove abbiamo chiesto a una ventina di illustratori, tra cui ci sono anche illustratori di libri per ragazzi conosciuti come la Chiara Carrère, la Papini, Jack Tessaro, di cercare di illustrare in modalità tattile, quindi in modalità materica, una parola della solidarietà per creare un nuovo vocabolario appunto del mettersi a disposizione, dello stare insieme, del darsi agli altri. Abbiamo creato quindi questo piccolo museo itinerante che viaggia per l'Italia, perché sono tutte tavole tattili d'artista molto belle, ma diventano una scenografia, un'esposizione per raccontare invece cos'è il libro dentro lo spazio laboratorio che è contenuto in questa mostra, perché nella mostra ha appunto uno spazio laboratorio dove vengono invitate le classi, vengono invitati non solo bambini, anche classi di licei artistici, di accademie di belle arti, di genitori, di bibliotecari, dove raccontiamo cos'è questa modalità di creare una storia, di raccontare una storia e di fare un libro, e realizziamo una serie di attività laboratoriali, quindi non solo per bambini e ragazzi, ma anche per adulti, dove insegniamo proprio a fare i libri e a seguire quelle piccole regole perché questo libro possa essere apprezzato anche da chi non vede. Valorizzato anche il multitasking e come dire, e anche la storia di avere il multimaterico, perché veramente sono veramente Elios dei capolavori, sono delle No, opere infatti d'arte. ci credo, mentre parlavi, Pietro, mi è venuta una domanda, una mia curiosità. Io immagino che quando comunque andate in giro oppure vengono le famiglie alle vostre iniziative, alle vostre mostre, come sono vissuti questi libri da bambini che non hanno problemi, che non sono non vedenti, ma l'approccio di bambini, la curiosità che può avere un bambino, magari il fratello, piuttosto che rispetto a questi libri tattili, se c'è un. I libri sono libri naturalmente difficili da trovare nelle librerie, nelle biblioteche, eccetera. Quindi incuriosiscono sempre perché sono libri più ricchi, pieni di materiali, pieni di tasche, di fili, di stoffe, di legnetti, eccetera. Quindi incuriosiscono sempre molto. Sia i bambini vedenti che in occasione della mostra diventano un po' i protagonisti, cioè sono una mostra che è creata per tutti, ma dove loro possono, diciamo, essere i protagonisti di quell'attività, di quella giornata, eccetera. Però tutti i bambini, e soprattutto ci siamo resi conto che anche bambini con altre abilità di lettura, quindi bambini, ad esempio, anche bambini stranieri, essendo il libro tattile molto semplice anche nell'immagine e soprattutto nel testo, perché c'è la difficoltà di inserire il codice Braille. Il codice Braille è di dimensione più grande, quindi il testo deve essere per forza più ristretto, più evocativo, più Interico. contenuto, diciamo così. E quindi anche bambini che parlano ad esempio male l'italiano e che approcciano per le prime volte alla lingua italiana, trovano in un libro più semplice, più diretto, un approccio sicuramente più spontaneo e appunto diretto. Un approccio, ci siamo resi conto anche, abbiamo fatto delle attività con l'Istituto dei Sordi di Roma, che anche i bambini sordi apprezzano moltissimo questo tipo di libri, perché anche per i bambini sordi il tatto è un senso vicariante, perché aiuta e amplifica, diciamo, la percezione della realtà. Quindi anche i bambini sordi si approcciano con questi libri, i bambini autistici. Quindi secondo me c'è una potenzialità enorme. Naturalmente nascono all'interno della didattica speciale per bambini ciechi, ma a noi fa piacere che questi libri devono diventare assolutamente libri per tutti. Tutti, no? C'è un po' di difficoltà di produzione perché, come dicevo, i costi sono molto molto più alti rispetto a un libro tradizionale, quindi è necessario che qualcuno intervenga e qualcuno diciamo sostenga questo tipo di realizzazione. Però piano piano ci riusciremo. Il mio sogno è quello di
fare in modo che prima o poi, poi non so se sarò io o se sarà qualcuno dopo di me, ma che ci sia in Italia un centro nazionale del libro tattile, perché naturalmente gli editori non ci si metteranno e soprattutto gli editori non riusciranno mai a fare quello che ti dicevo prima, cioè questo percorso sequenziale di educazione all'immagine con libri sempre più complessi per le diverse fasce d'età. Magari un editore può approcciarsi facendo un libro, due, ma noi ne abbiamo fatti una settantina. Se riuscissimo a fare in modo che quei 70 libri fossero tutti disponibili nello stesso tempo, avremmo un catalogo veramente importante e soprattutto riusciremmo a fare un bel servizio, riusciremo a fare realmente un bel servizio. Anche Purtroppo perché un questo centro, io adesso lo immagino un centro studi come quello che è il vostro, no? Dove ci sono tutti gli addetti ai lavori che esprimono le proprie competenze per poter realizzare un oggetto, uno strumento per questi bambini è necessario, è fondamentale. E un sacco di persone lavorano intorno anche solo nella produzione. Io Pietro l'ho conosciuto qualche anno fa, oramai forse possiamo dire una decina d'anni fa, alla Blate, eravamo lì dove il sogno di Pietro era di, che era proprio secondo me uno dei primi, tuoi, era l'inizio, presentavi due libri tattili, ricordo, Esatto. e dici speriamo di poter continuare in questo percorso. Siamo orgogliosi, fieri. Come bibliotecario e come biblioteca che comunque cerca di poter garantire a tutti i propri utenti inclusione. I libri vostri sono libri che includono, sono libri che con la potenza della multifunzionalità può essere, come dicevi prima, un ottimo strumento valido per bambini appena che iniziano la micromotricità fine, perciò bambini piccoli, fino alla lettura tramite il braille. Perciò è meraviglioso avere questi strumenti nella biblioteca. E di questo ti ringraziamo perché solo con persone come voi, come te, Pietro, che non demordono, riusciamo ad avere materiali di qualità a disposizione delle biblioteche che il mio lavoro, il mio, quello di Elis Elios, è di rendere sempre più inclusiva la biblioteca. E come lo faccio? Se riesco a dare dei materiali come questi che sono professionali, sono efficaci, sono efficienti, come vuoi, purché arrivino e lascino il segno. Naturalmente non sono da solo, c'è un gruppo di lavoro che lavora a questo e facciamo parte di un'organizzazione più ampia. Però volevo dirti una cosa, Francesco, tornando indietro un po', il rapporto con le biblioteche noi ci teniamo tantissimo per un motivo, perché i bambini crescono e il libro che noi diamo al bambino viene messo in uno scaffale e lì muore, mentre nella biblioteca il libro rimane vivo e rimane a disposizione di tutti nel tempo. Quindi il rapporto... E far entrare i libri delle biblioteche, oltre ad essere un segnale importante appunto che la biblioteca deve essere un luogo accessibile e un luogo per tutti, è proprio far questi libri che sono rari, che sono preziosi, che in questo modo, nel momento in cui sono in una biblioteca, rimangono anche vivi nel tempo. E questo è un aspetto importantissimo. Concordo. Ho Assolutamente. come al solito l'arduo compito di dire che siamo in ritardissimo. Eh sì, questo è comune a tutte le nostre puntate. Una delle mie domande che volevo farti, ma hai già risposto, era appunto se come eravamo messi in Italia sulla distribuzione di questi libri, ma mi sembra che tu abbia già risposto Sì, ci sono delle in maniera cooperative che hanno perfetta, fatto. perfetta prima. Quindi, no, Scusami, dicevo Francesco, appunto che dico. rispetto a rispetto a questo punto hai già risposto in precedenza. E quindi mi viene ancora di più da ringraziare realtà come le vostre che partendo da un sogno, come dicevi prima tu, o come diceva prima Francesco, di 10 anni fa avete fatto tantissima strada voi, avete fatto fare tantissima strada a questi ragazzi che
che senza il vostro ingegno, la vostra fantasia, la vostra passione Avrebbero meno avrebbero fatto materiale. sì, avrebbero meno C'è molto più materiale. contatto da fare ancora, non Assolutamente, assolutamente. Da soltanto da fare. quello, da tutta la tua intervista, tutto il tuo intervento in questa mezz'ora, penso che sia emerso bene il fatto che c'è ancora tanto da fare e inventare, ecco, diciamo così. Bene, allora Pietro, veramente grazie di cuore per aver accolto il nostro invito, grazie per aver speso del tempo tuo importante qua a Grazie a voi, BiblioBoom. Francesco. Noi spero, Pietro, di incrociarti, di vederti, di presentarti ai nostri utenti prima possibile con uno dei tuoi meravigliosi laboratori, mostre, libri, presentazione di libri. Spero di averti prestissimo a Sesto San Giovanni. Abbiamo delle cose in ballo, ma aspettiamo di sapere, giusto, Pietro? Vi posso dare una piccola notizia che ho ricevuto Certo. stamattina e che mi ha fatto un immenso piacere. Porteremo la nostra mostra a fine ottobre a Bruxelles. Ci è stato chiesto di portare la mostra anche in Belgio e quindi il nostro lavoro non solo è qui, ma cominciamo a portarlo anche fuori. Questo ci fa un Anche immenso, fuori. immenso piacere. Con davvero, sì, davvero tanti, tanti complimenti e niente, mi piacerebbe incontrarti anche a me un giorno, magari assieme a Francesco Molto volentieri. Quando Francesco viene a Roma, se verrai a Roma, bene, se no ci scambiamo e troveremo il modo di trovarci. Io spero che si possa cominciare a ritornare alla normalità, a cominciare a viaggiare, a cominciare a ricondividere tanti momenti di confronto anche con non solo attraverso lo schermo, ma anche direttamente, perché altrimenti diventa un po' complicato. Sì, assolutamente. Pietro, tu adesso parlavi di speranza, quindi noi ogni puntata di BiblioBoom la concludiamo in un modo simpatico. Quindi, come ti accennavo prima, se io adesso ti dico una voglia assurda, tu cosa ci rispondi? E allora è una voglia assurda di viaggiare, sia dal livello personale, quindi di andarmi a fare un giro senza in un posto nuovo da conoscere, eccetera, ma anche dal punto di vista di professionale, di cominciare a di tornare a viaggiare e a incontrare persone, incontrare bibliotecari, incontrare bambini, famiglie e ricominciare a portare la nostra mostra in giro per l'Italia. Beh, allora non ci rimane altro che augurare buon viaggio a te, a tutti quelli che ci ascoltano Eh sì, e la che ti auguro chiudiamo tutte e tre insieme oggi, BiblioBoom, dai. che sia Allora, l'inizio di un nuovo viaggio. sì, viaggiando, perché anch'io ho la voglia, se mi chiedi anche che voglia oggi è quella del viaggio, anch'io ci stiamo preparando per Certo. affrontare un'estate, speriamo, con almeno un viaggio e ci aggiorniamo presto. Ciao amici di Ciao BiblioBoom! a tutti, grazie. Ciao, ciao. Ciao, Ciao ciao, 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 ciao. Pietro, Ciao, ciao, buon viaggio a ciao, ciao. tutti. Sarò banale e prevedibile. Ho una voglia assurda di vedere il mare. Un bacio, cara, ciao. Ho una voglia assurda di bermi uno sbagliato. Ho una voglia assurda di viaggiare. Ho una voglia assurda, ma proprio assurda, di ascoltare BiblioBoom, però al parco, all'aria aperta e con gli amici, e magari anche con una birra. Ciao ragazzi, buon lavoro, buona trasmissione. Ho una voglia assurda di felicità.